Nuovo appuntamento settimanale con la rubrica Nutrizione e Benessere in compagnia del dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Oggi parleremo del miglio, un cereale al quale, insomma, non se ne può fare più a meno, a quanto pare, perché è entrato, ecco, nella dieta, di tutti i giorni di tantissimi cittadini italiani. Allora, spieghiamo anche ai telespettatori di Cilento Channel perché, consumare questo cereale e quali sono le proprietà benefiche. Sì, infatti, come dicevi tu, prima era considerato un cereale un po' minore, che era destinato esclusivamente al consumo animale. In realtà, negli ultimi anni sta riscuotendo un grande successo, per forse due motivi principali: un po' una tendenza salutista generale, ma anche un aumento delle frequenze di intolleranze e di allergie varie, che quindi, diciamo, hanno consentito un po' al miglio di essere riscoperto. È un cereale derivante da una pianta appartenente alla famiglia delle graminacee, è un buon alimento calorico per 100 grammi, apporta più di 370 calorie. Sono calorie derivanti soprattutto da carboidrati complessi, però contiene anche proteine ad elevato valore biologico e acidi grassi insaturi. Contiene sali minerali, soprattutto calcio, fosforo, magnesio, ferro e vitamine del gruppo B. Quali sono le proprietà? Sicuramente è molto ricco di fibre, quindi consente un miglior transito intestinale e contrasta la stipsi, ma le fibre aiutano anche a rallentare un po' l'assorbimento del colesterolo, quindi aiuta anche a migliorare il quadro lipidico. Aiuta a tenere sotto controllo i livelli di pressione arteriosa, soprattutto per la presenza di potassio. Contiene calcio e fosforo che, insieme all'acido silicico, aiutano a migliorare la mineralizzazione dell'osso, quindi a prevenire l'osteoporosi. Non contiene glutine, quindi può essere consumato dai celiaci. E la buona presenza di proteine vegetali ne fanno un ottimo alimento per chi segue un regime alimentare di tipo vegetariano o vegano. C'è qualche controindicazione per chi ne fa un consumo magari eccessivo, dottore? Sì, allora, innanzitutto, dato la grande abbondanza di fibre, queste potrebbero dare un po' di fastidio a livello intestinale. Poi, ovviamente, ci sono delle allergie o delle intolleranze individuali. Ha un indice glicemico medio-alto, pari a 70, e quindi per i diabetici, diciamo, devono fare abbastanza attenzione, che non vuol dire che non lo debbano consumare, ma sicuramente controllando la quantità e il carico glicemico della giornata. E inoltre, è uno di quegli alimenti cosiddetti cozzigeni, cioè che interferiscono con il metabolismo dello iodio da parte della tiroide, quindi chi ha questo tipo di problema anche deve fare molta attenzione. Lo troviamo in commercio soprattutto decorticato, può essere consumato sotto forma di zuppa insieme ad altri cereali o con legumi, però ricordiamo che esiste anche la farina di miglio che può essere utilizzata appunto per produrre dei prodotti gluten free, oppure un'ottima scelta per la colazione della mattina possono essere i fiocchi di miglio. Grazie dottore per i preziosi consigli, grazie anche ai nostri telespettatori per l'attenzione. L'appuntamento si rinnova la prossima settimana, sempre con la rubrica Nutrizione e Benessere.